Mio marito da qualche anno è affetto da una degenerazione cognitiva. Siamo arrivati, si entra da questo cancello. Allora, sì. Ora accendiamo Anna, ci divertiamo, va bene? Come tutti i giovedì stiamo aspettando i nostri amici e siamo qui a Casa Wanda e il laboratorio del giovedì, l'appuntamento del giovedì ci piace chiamarlo l'isola sconosciuta, la ricerca dell'isola sconosciuta, un po' la nostra isola che non c'è, dove ci ritroviamo con i nostri ospiti e i loro familiari per i laboratori di musica-arterapia nella globalità dei linguaggi. Un paio di persone ancora, ma diciamo okay. Che ci siamo. L'attività è già... Dopo la morte della signora Wanda, il marito ha deciso di dedicare una somma cospicua per verso questo problema, il problema dell'Alzheimer. Si è pensato di creare Casa Wanda come centro diurno per malati di Alzheimer gravi e la parte progettuale è stata finanziata con l'8 per mille per una esplorazione di questo fenomeno che è molto complesso. C'è sempre tanto rumore, questa è un po', no, l'antefatto. Il rumore ti dà fastidio, Pasquale? No, non dà fastidio. No. L'obiettivo fondamentale che ci poniamo nei laboratori di musica-arterapia nella globalità dei linguaggi, in questo caso con l'Alzheimer, è quello di creare un contesto favorevole. Che cosa vuol dire? Un piccolo grembo, un grembo sociale, un gruppo accogliente, valorizzante, in grado di trovare senso a quelli che cosiddetti comportamenti insensati, non puntando sull'aspetto cognitivo. Per noi la memoria, l'unica memoria che conta, è la memoria del corpo, che è una memoria incancellabile e a cui noi facciamo appello per far riaffiorare l'antico e potenziale dell'essere umano in qualunque condizione, seppur di disagio estremo. Mio padre era sempre in mezzo alla gente e al comparire della malattia verso gli 80 anni è rimasto isolato e in questo centro è ritornato ad avere contatti con le persone, ad usare la manualità perché lavorano molto con le mani, cosa che lui faceva essendo un sarto. Infatti glielo ho detto Marionina, oggi il capo cantiere. Mio marito da qualche anno è affetto da una degenerazione cognitiva e devo dire che venendo in questo centro mi sono trovata bene perché lui è stimolato a tornare indietro col pensiero, a fare qualche ricordo che altrimenti non sarebbe spontaneo. Vito, a te piacciono tutte le persone? L'idea è poter portare un modello di risposta che possa coinvolgere non soltanto un centro singolo, perché da soli non si riesce a rispondere ad una situazione complessa, ma attivare delle reti sociali e soprattutto attraverso le parrocchie per comprendere meglio come poter rispondere al fenomeno. Aspetta, aspetta.